Impegnare la Regione Liguria per l'impresa è cominciato dal giorno in cui ci siamo insediato, continuerà già con questa legge di cui io andrò a discutere in commissione tra pochissimi minuti, la legge di stabilità e i suoi collegati, la finanziaria per il 2017, che prevede tutta una serie di misure di ristrutturazione della finanza regionale, ovvero FIZ e Legal Capital, la creazione del fondo strategico regionale in cui recupereremo tutti i fondi europei rotativi delle passate programmazioni, altrimenti poco e mal spesi, e verranno concentrati nei prossimi 3 anni proprio a sostegno di tutto il mondo delle imprese con uno strumento flessibile. Dopodiché i numeri che diamo oggi sono numeri di un impegno importante, di un utilizzo importante per l'impresa dei fondi europei e di tutti i fondi che ci sono. Io credo che i primi segnali, soprattutto sul terziario, si comincino a vedere, quindi ritengo che stiamo facendo una politica coerente pur nella difficoltà di un equilibrio di finanza pubblica che, come sapete, taglia quest'anno alle regioni oltre 2 miliardi e mezzo di euro, quindi un momento di bilancio difficile. Trench cover è un fondo di garanzia di fatto dato per far sì che imprese che avevano difficoltà a accedere al credito, comunque erano classificate nella graduatoria di credito non tra i primi posti, potessero accedere con dei tassi particolarmente vantaggiosi al credito bancario. Questo ha fatto sì che con 6 milioni e mezzo utilizzati dalla vecchia programmazione abbiamo generato circa 100 milioni di investimento da parte dei privati, 76,8 garantiti dalle banche, 23 dei privati che hanno investito in più per completare questi investimenti, e quindi credo una leva di 0,12 che è un elemento assolutamente importante e significativo. Oltretutto siamo stati una delle prime regioni a farlo, il nostro modello è stato preso immediatamente da altre regioni e hanno garantito, sono tra gli strumenti che hanno garantito soprattutto per le piccole e medie imprese che oggi hanno cubato sul sistema dei tranche cover circa l'86% dell'intero ammontare degli investimenti, un elemento importante per garantire in questa regione oltre 5.000 posti di lavoro.